La 27esima edizione di Abitare Oggi si è presentata con una veste rinnovata. Il comparto edilizio ha dovuto ripensare obiettivi e strategie per far fronte alle richieste del mercato e la fiera, sempre attenta all'evoluzione e ai cambiamenti, ha deciso di unire l'utile al bello, la sicurezza al comfort, la salubrità all'eleganza. C'è stata una grande partecipazione ai convegni organizzati in collaborazione con gli ordini professionali di architetti, ingegneri e geometri che hanno affrontato argomenti importanti come l'accessibilità. La collaborazione fondamentale con Simona Petaccia, presidente dell'Associazione Diritti Diretti, è stata concreta e costruttiva. Non si può pensare a una società moderna, sperare in una società più giusta, senza tenere in considerazione chi vive situazioni difficili. Protagonista di molti incontri e laboratori, la fiera ha pensato quest'anno a come dipingere le pareti, quali essenze usare per profumare gli ambienti, come tutelarsi dalle allergie. Sono stati incontri interessanti che hanno visto la partecipazione soprattutto delle donne. Tra gli stand espositivi anche l'artigianato, l'arte, la creatività e gli innovativi progetti degli studenti dell'Università dell'Europea del Design. Il padiglione ha poi ospitato il bello in tutte le sue forme, dall'artigianato al living sound. Nel padiglione 1, come sempre, hanno trovato spazio le aziende specializzate, dai marmi al legno, dagli infissi a manufatti in cemento, dalle porte in vari stili e colori a quelli blindati, dalle caldaie e sistemi di sicurezza, dai gazebo in ferro battuto alle vetrate artistiche. Ora, confortati dai consensi ricevuti per la rassegna, a Lanciano Fiera si continua a lavorare per l'organizzazione e l'allestimento della 55esima edizione della Fiera Nazionale dell'Agricoltura che si terrà il 23 e il 25 aprile prossimo. Abbiamo raggiunto il presidente della fiera, l'avvocato Franco Ferrante, al quale abbiamo chiesto circa la presenza degli ordini professionali in fiera. È stato importantissimo, sono da qualche anno che vi è la presenza con i crediti formativi dell'ordine dei tecnici, ingegneri, architetti, geometri e delle scuole superiori di Lanciano e dintorni, ma soprattutto anche dell'Università Europea del Design che mostra sempre un'attenzione verso le novità. La parte espositiva che quest'anno si è presentata particolarmente ricca. Sì, la qualità che è stata esposta e la merce e soprattutto l'artigianato dei nostri espositori è stato premiato perché in effetti è un qualcosa che va verso il colore, la luce, la bellezza e nello stesso tempo coniuga anche l'utilità.